Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla diacona Carola Stobeus. La terra è mia, dice il Signore, e voi state da me come stranieri e ospiti. Anche in questo culto, fratelli e sorelle, noi siamo ospiti suoi. Lui ci chiama a riconoscere la sua presenza, a riconoscere le sue azioni in questo mondo, l'azione di Dio, che come una madre e un padre si prende cura di noi, di Cristo che dona una speranza che non si consuma e dello Spirito Santo che ci sorregge. Amen. Ci viene detto: io benedico chi ha fiducia in me e cerca in me la sua sicurezza. Egli sarà come un albero che cresce vicino ad un fiume e stende le sue radici fino all'acqua. Non dovrà temere quando viene il caldo, perché le sue foglie resteranno verdi. Neppure un anno di siccità gli farà danno, continuerà a produrre frutti. Come cerva che assetata brama l'acqua d'un ruscel, così l'anima turbata con speranza volgo al ciel. E ti cerco, Dio d'amor, e ti narro il mio dolor, ed aspetto la parola che rigenera e consola. Venite, cantiamo con gioia al Signore. Acclamiamo alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi. Celebriamolo con salmi. Poiché il Signore è un Dio grande, un gran Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono le profondità della terra, e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, poiché egli l'ha fatto. E le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo ed inchiniamoci. Inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Vogliamo pregare. Noi siamo riuniti nel nome del Signore per ascoltare la sua parola di vita. Donne e uomini, giovani e anziani, immagini di Dio. Dio è più grande della nostra immaginazione. Dio era prima di noi, Dio è con noi. Cammina davanti a noi, sopra e al di là di tutti i confini, i muri di separazione che abbiamo costruito. Solo Dio ci permette di superare tutto ciò che ci separa. Amen. La gloria prodige gli fa, e tanto ci amati che il Figlio ci dà per tutti i peccati del mondo morì, le porte del cielo per tutti egli aprì. Celebriamo il Signor, lode a te, Alleluia.
allegrezza nel cuor. Al Padre venite che il Figlio ci dà e dategli gloria, prodigegli fa. Le parole che seguono, che il profeta Geremia rivolge per conto di Dio al suo popolo, oggi sono rivolti a noi. Il mio popolo ha cambiato la sua gloria, perciò che non giova a nulla. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate, che non tengono l'acqua. Signore, anche a noi, come alle generazioni passate, è accaduto di abbandonare te, che sei la sorgente di acqua viva, per seguire il miraggio di tanti zampilli che spuntano giorno dopo giorno e pretendono di dare ristoro definitivo. Anche a noi è accaduto di abbandonare le tue vie, perciò che è vanità e un correre dietro al vento. Anche a noi è accaduto di svendere le tue promesse per costruirci dei rifugi illusori. Te lo confessiamo, perché di fronte alla tua parola vengono alla luce tutte le crepe drammatiche e distruttive della nostra vita. Te lo confessiamo con fiducia, perché la tua parola ci dice che tu sei il Dio della grazia. Sii paziente con noi, ascolta la nostra preghiera. Noi te la presentiamo nel nome di Gesù Cristo, nostra salvezza e nostra unica speranza. Amen. Tu sei amore, amore eterno, dona benedizione ed il perdono che dà la grazia, cambia e rinnova i nostri cuori. Per la tua grazia, per il tuo amore, le nostre vite converti, Signore. Questo è il mondo che vuoi trasformare. Pur se lontani dal tuo volere, a noi la fede accresci, Signore, fa che cerchiamo pace, giustizia e del creato l'integrità. Per la tua grazia, per il tuo amore, le nostre vite converti, Signor, e questo è il mondo che vuoi trasformare. Leggo dal profeta Amos, capitolo 5, i versetti da 21 a 24. Il Signore dice: «Io odio le vostre feste religiose, anzi, le disprezzo. Detesto le vostre assemblee solenni. Quando mi presentate i vostri sacrifici sull'altare, non li accetto. Quando mi offrite grano, lo rifiuto. Quando mi portate bestie grasse da sacrificare come segno di pace, nemmeno le guardo. Basta, non voglio più sentire il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe. Piuttosto fate in modo che il diritto scorra come acqua di sorgente e la giustizia come un torrente sempre in piena». Amos era un attento osservatore degli avvenimenti
politici del suo tempo. In nome di Dio era indignato per le condizioni sociali in Israele. Da un lato ha notato che il paese stava andando bene, l'economia fiorì, si costruirono case e la viticoltura ebbe successo. Allevamento del bestiame si diffuse e anche il culto religioso trasse beneficio da questa prosperità. E si celebravano feste rumorose. Il numero delle offerte cresceva. Dall'altro canto, Amos vedeva fin troppo chiaramente come i ricchi diventassero sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E Amos accusa, senza mezzi termini. Ci sono potenti che vendono gli innocenti come schiavi e i poveri per un paio di scarpe, dice. Tu opprimi i poveri e prendi da loro una pesante tassa sul grano. Tu opprimi i giusti, accetti i regali e opprimi chi non ha denaro. Dio appare nella testimonianza di Amos come intercessore per i poveri e i deboli. E perciò Amos pronuncia parole scomode che sconvolgono la vita di chi ascolta. Mettono in discussione tutto ciò che stanno vivendo. Di fronte alle accuse di Amos vien quasi voglia di tapparsi le orecchie e accusarlo di essere un po' un guastafeste. Perché nelle accuse di Amos lui pronuncia tre volte chiaramente un no. No per il culto solenne. Chiede: se non c'è giustizia nel mondo e se non fai nulla per questa giustizia e la rettitudine, come puoi festeggiare? È scomodo questo messaggio di Amos quando dice: odio le vostre feste, le detesto e non voglio sentire più l'odore delle vostre celebrazioni, non voglio sentire la vostra musica. Ci sono saluti molto più affascinanti, no? Il secondo no di Amos riguarda l'ingiustizia. Amos critica l'elite del suo paese perché fanno salire i prezzi, falsificano dimensioni e strumenti di misura, prendono da chi non ha niente. Allo stesso tempo, chi prende vivo vive in sfarzo e abbondanza, giace su letti d'avorio e canta canzoni sull'arpa. Il terzo no è rivolto a, come dire, alla coscienza storica, collettiva, della popolazione che dice: noi siamo stati scelti. E Amos replica: voi non valete tanto più dei vostri vicini. Anche loro sono ospiti nel loro paese, proprio come siete voi nel vostro. Voi siete ospiti del vostro paese. Niente vi è dovuto. A tutte le nazioni che si credono proprietari naturali della loro terra, Amos dice: vi sbagliate. Siete tutti migranti, ospiti sulla terra, nessuno ha il diritto sulla propria terra. La terra è di Dio e la terra è di tutti. Vedete, ci sono veramente messaggi più edificanti? Però questo triplice no di Amos penso che sia rilevante oggi come era allora nell'ottavo secolo avanti Cristo. Oggi
quando i programmi di austerità in un paese europeo provocano malnutrizione infantile e un terzo della popolazione è senza assicurazione sanitaria, qualcosa è andato storto. Quando le banche manipolano i tassi di interesse da anni e poi devono essere salvate con i soldi di tutti, allora c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato. Se attacchi violenti contro le donne stanno crescendo di anno in anno e se tante persone dopo una giornata di lavoro non tornano a casa ma restano uccise, qualcosa non funziona. Lì la giustizia non scorre. E se tante persone, popolazioni intere, sono costrette a causa della guerra, della siccità, della povertà e dell'ingiustizia, di mettersi in movimento per cercare un'altra patria, un altro luogo dove vivere e sopravvivere, qualcosa è andata terribilmente storto. E che noi esseri umani abbiamo sfruttato la terra, tutte le risorse sembrano irrimediabilmente sconvolto, anche il clima ormai è chiaro per tutti. Alcuni anni fa un presidente degli Stati Uniti poteva ancora permettersi di dire che era un'invenzione questo cambiamento climatico. Oggi sappiamo che è la drammatica realtà e che purtroppo con azioni personali non si può più fermare questo andamento, ma che servono interventi governativi decisi che nessuno vuole fare. Bensì occuparsi di beghe politiche, del tornaconto personale, dei voti per le prossime elezioni, sostenere l'export vendendo armi, usare 20 miliardi per spese militari in Ucraina e lasciare la sanità e l'istruzione senza risorse. Questo è giustizia? Quello che Amos accusa allora potrebbe accusare anche oggi. E lui non è uno dei populisti di sinistra che semplificano tutto con pathos morale. E mi chiedo anche, di fronte ai timori legati ai flussi di profughi, non dovremmo soprattutto rafforzare la fiducia in se stessi? La fiducia nei nostri simili? Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati integrati milioni di profughi provenienti dai paesi dell'Est Europa. Qui in Italia, oppure anche dopo la riunificazione della Germania, sono stati integrati circa 17 milioni di persone nei nuovi Länder. Non dovremo anche noi gestire i flussi migratori in e verso l'Europa e non costruire solo muri? Non è forse meglio rendere forte anche qui il sì del necessario no alla xenofobia? Oppure abbiamo bisogno anche noi, profeti come Amos, che dicono no, perché dietro ogni no c'è anche un sì. Compito della predicazione è di rafforzare questi sì, anche se questo sì viene ripetutamente crocifisso e sepolto. Per Amos il sì è un sì alla giustizia, una giustizia radicata in Dio. Scorra piuttosto il diritto come acqua e la giustizia come un torrente perenne. Così finisce il suo richiamo. Noi dobbiamo e non possiamo creare
la giustizia da noi stessi. La giustizia che piace a Dio non è la giustizia che facciamo noi, perché prima di tutto è la giustizia che Egli ci dona. Sia che siamo potenti o deboli, con lavoro o senza, sani o malati, noi siamo amati e rispettati se cerchiamo di mettere in pratica queste parole. E la promessa di Gesù è per tutte e tutti noi. Io sono venuto perché abbiate la vita e la piena sufficienza, dice il testo biblico. Non la ricchezza, non abbondanza, ma sufficienza. Quanto basta per vivere? Questo ci viene promesso. E questa è la giustizia di Dio che dobbiamo aiutare a far scorrere. Amen. Non sopporto le vostre riunioni religiose. Sono stufo delle vostre conferenze e dei vostri convegni. Non voglio avere niente a che fare con i vostri progetti religiosi, gli slogan e obiettivi pretenziosi. Sono stufo dei vostri schemi per la raccolta fondi e le vostre pubbliche relazioni per la creazione di immagine. Ho avuto più di quello che posso sopportare della vostra numerosa musica dell'ego. Quando è stata l'ultima volta che hai cantato per me? Sai cosa voglio? Voglio giustizia, un oceano di giustizia. Voglio equità, fiumi di essa, è quello che voglio, è tutto ciò che voglio. Kommt, die ihr Christus nachfolgt, den dreieinigen Gott anzubeten, den Gott der Gerechtigkeit, der Liebe und der Barmherzigkeit. Y discípulas de Cristo, vamos a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, la plenitud de la vida, el arrepentimiento y el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna. Du Christ, appelé à suivre dans la joie les voies de l'Esprit Saint qui donne aux personnes marginalisées les moyens d'agir dans la quête de la justice et de la dignité. I just need love, mercy.
Ascolta, Signore, ascolta le nostre preghiere. Noi non vogliamo dimenticare quello che abbiamo udito e desideriamo che la Tua parola si inserisca nella nostra vita quotidiana, rendendola feconda. Siamo consapevoli della chiamata che Tu ci hai rivolto, la chiamata al discepolato, perché Tu vuoi coinvolgerci nel Tuo servizio tra gli esseri umani. Ti chiediamo di mantenere vivo in noi, nei giorni che vengono, il senso di questa chiamata, la potenza del Tuo Vangelo, la Tua forza che si dimostra nella nostra debolezza. Ci affidiamo al Tuo Spirito per essere Tuoi testimoni nel tempo presente. Nel nome di Gesù, che ci ha insegnato come pregarti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo mettere noi e le nostre vite sotto lo sguardo di Dio. Dio ci benedica e ci doni forza per tendere alla giustizia. Dio ci benedica e ci doni saggezza per conservare la nostra terra. Dio ci benedica con fiducia per vivere insieme in pace. Nel nome di Dio, creatore di tutto il mondo, che ha fondato il nuovo patto, e nel nome dello Spirito Santo, che apre i cuori all'amore, andiamo dunque in pace, per rendere testimonianza di questa speranza, di questa fede, di quest'amore. Amen. Avete ascoltato il Culto Evangelico Valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla diacona Carola Stobeus.